camorra dei fuochi. Cos'è il MOS? Cos'è la camorra? Cos'è la mente capitale? Cos'è l'Expo? Cos'è il dolo? Cos'è il silenzio? Amici di Santa Croce Web, questo è un appuntamento a cui teniamo particolarmente perché questa sera vi presentiamo un'iniziativa, un progetto socioculturale ma anche musico-culturale molto importante dal nome Silenzio e Dolo. Per spiegare questo tipo di progetto che è stato portato nelle varie scuole d'Italia, soprattutto della Sicilia nell'ultimo periodo, abbiamo qui a fianco a noi due ospiti. Uno lo avrete visto possibilmente anche alle Iene nel periodo più o meno recente, è Ismaele Lavardera, un giovane giornalista di 21 anni che adesso passeremo a presentare anche tramite la sua viva voce. L'altro è il consigliere comunale Luca Agnello, che assieme ad Ismaele partecipa a questo progetto che loro stessi, ripeto, vi illustreranno adesso. Allora, intanto cominciamo appunto a entrare nella figura di Ismaele, perché Ismaele è stato protagonista di uno scoop, giornalisticamente parlando, ma comunque di un'iniziativa importante, vale a dire denunciare una sorta di broglio nella scelta di alcuni scrutatori per il comune di Villabate per le scorse elezioni europee. È così che è salito sotto le luci della ribalta. Ismaele, da quel momento come è cambiata la tua vita? Dire che è cambiata sembrerebbe quasi come se avessi fatto un terno all'otto o in qualche modo potessi essere andato in qualche trasmissione televisiva, in qualche talk show o qualche talent show. Nulla di tutto ciò. Semplicemente si porta a essere un dovere che è quello di raccontare i fatti anche quando quei fatti sono scomodi, anche quando quella realtà tu vuoi raccontare potrebbe in qualche modo creare fastidio a qualcun altro. Questo è il dovere oggi di chi vuol raccontare in modo come giornalistico la realtà che lo circonda, e quindi semplicemente nulla di eccezionale. Io dico sempre quando incontro i ragazzi, guai a eroicizzare la normalità, perché se quello che diventa normale diventa eroico, in questo paese qualcosa non funziona. E quindi semplicemente denunciare vale a dire un dovere di cittadino in primis e poi di colui il quale, come me, un giorno da grande vorrei fare il giornalista. E quindi ho avuto modo di sentire, di avere in mano questa registrazione che appunto palesava la realtà di questo consigliere comunale, che racconta tutta la verità, e quindi ho avuto modo di trasmetterla prima a Teleiato, televisione con la quale collaboro, e poi è andata in onda sui Tele1, ho portato le dimissioni di sindaco e giunta. Ma questa è una parentesi, un capitolo di qualche mese fa, adesso se ne stanno aprendo altri. Il capitolo che si è aperto in questo momento, come annunciavamo prima, è un brano musicale, parte da un brano musicale ideato, scritto quantomeno da Marco Ligabue, il fratello del notissimo Luciano Ligabue, che ha avuto questa spinta iniziale proprio da parte di Ismaele, che l'ha incontrato a un concerto e l'ha sollecitato a fare qualcosa per il popolo siciliano, perché il popolo siciliano non può essere rappresentato solamente da 5.000 mafiosi, ma deve portare in alto la voce degli altri 5 milioni di persone che abitano questa splendida terra. Ci dici com'è nata l'idea del Silenzio e Dolo? Ma devo dire che hai ben sintetizzato quello che è stato il perché, la mission di questo progetto, che è ben definito socio-musicale. Perché socio e perché musicale? Socio perché riesce a raggiungere quello che è un principio di fondo. Questa terra, Sicilia, molto spesso è stata sempre associata a mafia, fatte di mafia, a bombe, a pistole, a spari, eccetera, eccetera. Quindi certa cinematografia ha anche permesso di raccontare la nostra terra in un determinato modo, che è poi errato. Siamo andati al nord o andiamo fuori l'Italia, appena diciamo Sicilia, subito la parola che viene associata a questo binomio triste uguale mafia. Allora bene, dopo questo servizio delle Iene potete ben immaginare che ho ricevuto diversi messaggi da ogni parte d'Italia di ragazzi che si complimentavano sicuramente, ma mi chiedevano: ma adesso che hai denunciato cammini con la scorta, quasi come se si pensa che denunciare a Palermo, in provincia, volesse dire necessariamente rischiare la vita, perché si è fermi a qualche decennio fa, quando tu denunciavi magari ti ammazzavano con la pistola. Nulla di tutto ciò, ringraziando il cielo Palermo è cambiata, non siamo agli anni di piombo. Certamente ci sono delle situazioni ancora da migliorare, però certe cose sono cambiate. Quindi quando penso a Sicilia uguale mafia, un po' giustamente mi sta stretto questo così binomio. Allora, conoscendo casualmente in un pomeriggio di qualche mese fa Marco Ligabue al Teatro Politeama, ero lì per fare uno special giornalistico e conobbi Marco. Una persona così, a volte magari quando tu pensi un'idea così la partorisci, poi pensi che sia irrealizzabile, però quando ti spendi per fare qualcosa, poi in realtà
esce qualcosa che nemmeno preventivavi. Così ho detto: Marco, sai, questa è la mia storia, ho mandato dei link. Marco è stato molto incuriosito da questa storia e mi ha chiesto subito: ma io cosa posso fare per te? Tu sei un cantautore, scrivi canzoni, perché non scrivi una canzone per dire che la Sicilia è anche altro? A questa sfida lui mi guardò e mi disse: beh, ci possiamo provare, vediamo cosa esce fuori. Nel giro di 3 giorni buttò giù 2 righe, delle righe, proprio un brano così straordinario che è diventato il titolo, che è Il silenzio e dolo. Ma da dire che Il silenzio e dolo è il sottotitolo del mio libro, quindi parte proprio da un libro, Le piccole cose fanno la differenza, edito da Navarra Editore. Il silenzio e dolo, che si contrappone all'idea che il silenzio è d'oro. Per molti mafiosi il silenzio è stato d'oro, come dice Di Matteo anche nel video che ha fatto per noi, ma per noi il silenzio è dolo. Quindi nasce questo progetto. Marco Ligabue coinvolge Lello Annolfino dei Tinturia, coinvolge Otello Man, che per molti mesi è stato protagonista durante l'edicola di Fiorello, e allora sostanzialmente si mettono insieme artisti da diverse parti d'Italia, si congiungono, lo presentiamo la scorsa settimana alla Camera dei Deputati, abbiamo già tantissimo consenso, pensate, nel giro di qualche giorno il video ha raggiunto le oltre 70.000 visite. La cosa interessante è che è socio perché ha come obiettivo quello di coinvolgere viralmente l'Italia. Che cosa chiediamo noi? Abbiamo chiesto sia la canzone che è realizzata ed è uscita, bene. Secondo passaggio, la petizione. Abbiamo lanciato una petizione su change.org 2 giorni fa, stamattina siamo arrivati fino a qualche secondo fa, eravamo arrivati a 1400 sostenitori. In questa petizione su change.org chiediamo che si venga aggiornato costantemente il database sui beni confiscati e sequestrati alla mafia. Che molto spesso quando si parla di trasparenza, quello è un, come dire, un tassello dove la trasparenza molto spesso non è così. È idea che comunque ho profuso, ho avuto modo di conoscere anche attraverso Teleiato, il mio direttore Pino Menaci si è battuto affinché i beni confiscati, i beni sequestrati della mafia potessero comunque non andare in malora, e quindi loro anche hanno lanciato una petizione che chiedeva maggiore trasparenza dal sequestro alla confisca sugli amministratori giudiziari. Noi chiediamo invece che si possa aggiornare il database dei beni che realmente abbiamo, perché il paradosso è che il ministro Alfano, nemmeno quando alla domanda ma quanti beni in Italia abbiamo, nemmeno sapeva rispondere, dice no, ancora non si sa, dobbiamo verificare, dobbiamo vedere. È come se quando noi risvoltiamo le tasche nei nostri pantaloni non sappiamo quanti soldi abbiamo nelle nostre tasche, questo è un paradosso. Abbiamo lanciato questa petizione su change.org. Il terzo passaggio è che coinvolgiamo le scuole affinché si possano mettere un nastro alla bocca. Non l'abbiamo qui, questo nastro non è casuale, è posato lì, non è stata una dimenticanza della redazione di Santa Croce, che ringrazio per l'ospitalità, ma è stato voluto perché nelle scuole cosa faremo? Andiamo nelle scuole a chiedere ai ragazzi che si mettano uno scotch alla bocca, che simboleggia il silenzio, si vedete anche nel video, chiediamo che loro si possano strappare questo scotch dalla bocca e gridano: il silenzio è dolo, dillo anche tu, in questo caso Luca Agnello, dillo anche tu, sindaco di Santa Croce, cioè fanno le nomination vere e proprie, ma tutto questo si congloba in quello che è l'Associazione Nazionale Verità Scomode, cioè il progetto viene anche sposato da questa associazione di cui ho l'onore di presiederlo, Associazione per le Verità Scomode, che vede a Ragusa e provincia responsabile portavoce Luca Agnello. Ecco, io volevo appunto coinvolgere Luca, che ha avuto modo di abbracciare questa esperienza tu cur grazie a Ismaele. Io volevo chiederti innanzitutto come hai conosciuto Ismaele, come ti sei fatto trascinare dalla sua carica e di cosa ti occuperai per l'Associazione Nazionale Verità Scomode. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie per l'opportunità che ci date. Io ho avuto l'opportunità di conoscere Ismaele durante un convegno dell'ANCI Giovani a Palermo. Io ho conosciuto già un ragazzo giovane, ma già che lasciava trasparire nel suo modo, nel suo approccio veramente alla notizia, un modo forse veramente rampante, veramente genuino di voler raccontare la realtà. Ho seguito e ho voluto sposare il suo progetto, il progetto anche di tanti altri amministratori, magistrati, personalità politiche, personalità della società civile che vogliono veramente cambiare quella che è anche un'idea che abbiamo noi della Sicilia, che è quella di una realtà omertosa. La nostra città, la città di Santa Croce Camerina, ha vissuto veramente sulla propria pelle quello che è la differenza tra una informazione concreta, una informazione coerente e corretta, e quella che è anche un'informazione commerciale, proprio sulla nostra pelle. E allora ho avuto anche l'occasione di
confrontarmi quando andavo fuori in giro per l'Italia, appena sapevano che ero di Santa Croce Camerina, tutti dicevano: ah, ma voi che siete del paese, com'è la verità? Ma la verità è quella che viene raccontata, è quella così com'è. Cioè, che significa? Che noi abbiamo una mentalità diversa, una mentalità che nasconde le cose, non è così. E allora anche attraverso questa associazione nazionale Verità Scomode, questo può anche essere un contenitore importante che può aiutare a cambiare anche la concezione che abbiamo noi della realtà come deve essere raccontata. A livello istituzionale, noi consiglieri comunali, io personalmente, è cosa nota, ci battiamo spesso per raccontare la verità. E noi vogliamo che, oltre a quello che un consigliere comunale deve avere, che è un dovere di legge, quello di raccontare le verità, di raccontare le illegalità, vogliamo che ci sia anche un dovere morale che tutti i cittadini. Noi stiamo offrendo questa opportunità attraverso questa associazione anche in provincia di Ragusa, perché si dice che la nostra provincia sia una provincia babba, effettivamente, e purtroppo vi anticipo, anche nella realtà di Santa Croce, a livello anche istituzionale, purtroppo stiamo vedendo che ci sono delle verità che devono essere raccontate, purtroppo, e di cui ne stiamo vedendo già nell'arco di qualche mese. Su vicende che hanno colpito purtroppo l'amministrazione attuale. Detto questo, al di là del rapporto istituzionale, noi stiamo offrendo, soprattutto nelle scuole, stiamo offrendo l'opportunità di conoscere questo progetto e soprattutto di far avvicinare i giovani a un modo nuovo di raccontare la realtà. Forse è proprio giusto che parta questa nuova spinta proprio dalle risorse giovani, dei giovani, che possono offrire un'energia, secondo me, pulita, forse non contaminata da quelli che sono vecchi condizionamenti politici di tipo clientelare, che a volte frenano anche i ragazzi e chi anche forse un po' più grande nel voler dire veramente come stanno le cose. Ecco, prima di chiudere con il gesto simbolico che adesso ripeteremo, io volevo chiedere a Ismaele cosa hai visto nei giovani siciliani? C'è questa voglia di riscatto, c'è questa voglia di parlare, soprattutto che messaggio ti hanno lanciato? Grazie per questa domanda. In realtà, io, girando le scuole, per dare qualche numero, negli ultimi ho incontrato 40.000 ragazzi in tutta Italia, dalla Calabria, la Puglia, il Lazio, la Sicilia. E conoscere tutti questi ragazzi mi ha dato una semplice idea. Tutto quello che si dice di noi, perché io sono uno di loro, è il contrario di quello che noi siamo. Si dice che noi siamo bamboccioni, si dice che noi siamo chiusi, si dice che noi siamo non interessati alla cosa pubblica, quando in realtà vedo che quando si dà la possibilità ai ragazzi di partecipare attivamente a dei dibattiti, nelle scuole, a riflettere, si crea il desiderio reale, concreto di un cambiamento. Si percepisce proprio nell'aria, quando tu parli di queste cose ai miei coetanei, perché di quello stiamo parlando. Io esco dal liceo qualche anno fa, e quindi parlare da giovane ai giovani mi permette di arrivare realmente non alle loro menti, ma ai loro cuori, e insieme comprendiamo come è necessario, in questo momento storico complicato, dove non abbiamo più nessun punto di riferimento, di comprendere che è necessario tirare fuori quelle verità scomode. Ecco perché ci chiamiamo Verità Scomode. Bello vedere come dei consiglieri comunali da ogni parte d'Italia stanno convergendo al nostro progetto, persone, cittadini comuni, consiglieri comunali, gente degli amministratori, forze dell'ordine, magistrati che vogliono fare parte di questa associazione. Ma cosa faremo in buona sostanza? Useremo il meccanismo del giornalismo investigativo americano affinché ci possano essere delle prove concrete per portare in auge verità scomode. Non faremo nient'altro, parteciperemo alle manifestazioni contro la mafia sicuramente, ma non vogliamo fare antimafia di comodo e di parata. Per carità di Dio, in questa terra ce ne sono tanti, persone che con l'antimafia si sono fatte carriere e ville al mare. Non siamo di questo tipo. Ok ragazzi, vogliamo concludere allora con questo gesto simbolico? Direi proprio di sì. Anche per lanciare un messaggio a chi ci guarda da casa. Vogliamo dipingere i muri della redazione, non sono sicuro, perché magari qualcuno dice ok. Però noi facciamo una bella nomina questa sera. Chi nominiamo? Cioè, tu che sei di casa, Agnello, a nominarlo, no, l'abbiamo rotti tutti e due. No, vai tranquillo. A nominare, ci pensi tu, nominiamo a qualcuno, io tolgo lo silenzio e dolo a qualcuno del paese a questo punto. Quindi, vai tu, Agnello. La prima,
aspetta un secondo, prima te lo metto e poi lo nomini. Allora, mostra lo bocco. Trattiamo. Il silenzio è dolo anche a Santa Croce e Camerina. Dillo anche tu. Allora, anche per me il silenzio è dolo a Santa Croce e Camerina e... auspico e nomino il presidente del consiglio comunale Maria Zisa affinché condivida e sia anche per lei il silenzio sia dolo. Presidente, mi raccomando, voglio vedere lo scotch alla bocca e questo strappo simbolico, mi raccomando. Grazie Luca, grazie Ismaele, sposate questo bellissimo progetto da parte nostra. A tutto un saluto ai lettori di Santa Croce Web.